Ora, Chissà la ora. torna. Buon pomeriggio, puntata speciale quella di oggi. Parleremo di Lag Bomber e dell'ebraismo ai tempi del coronavirus. Per farlo abbiamo invitato i rabbanim di alcune delle più importanti città italiane. Salutiamo Rav Alfonso Habib di Milano. Buonasera. Buonasera. Ci raggiungerà Rav di Segni da Roma, sta arrivando. Salutiamo Rav Ariel di Porto da Torino. Buonasera a tutti. Maschil Ariel Finzi da Napoli. Sera. Credo che abbia dei problemi. Ok. E poi salutiamo Rav Gadi di Perno da Firenze. Buonasera a tutti. Uri Babut, assessore al culto della comunità ebraica di Roma. Sera. E poi c'è la nostra redazione e abbiamo il vicepresidente della comunità ebraica, Ruben Della Rocca, che voleva fare un saluto. Prego, Ruben. Sì, buonasera, grazie a tutti e grazie a Rabbanim per il kavod che ci stanno dando oggi pomeriggio nell'essere presenti con noi. Io credo che questo per la comunità ebraica di Roma sia un grande momento perché avere tutti assieme i Rabbanim delle più grandi città italiane è un kavod, è un onore che state dando alla nostra comunità. Quindi vi ringraziamo, abbiamo scelto questo pomeriggio perché è quello che ci sta per introdurre a Lag BaOmer, un momento di festa molto bello, soprattutto vissuto dopo un periodo di restrizioni, e tra l'altro queste restrizioni che poi ci porteranno alla festa di Shavuot e da adesso, dopo Lag BaOmer, un pochino più in discesa come serenità d'animo. Quindi avere la capacità di festeggiarlo con voi ci onora moltissimo, quindi grazie veramente della vostra presenza. E in questo momento così difficile che stiamo vivendo nel nostro paese non solo. E quello che chiede Rabbanim, e lo faccio già, potrebbe essere già uno spunto di riflessione per le vostre, ovviamente, poi riflessioni stesse, scusate il gioco di parole, abbiamo bisogno di voi. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di voi, perché l'aspetto sanitario ovviamente lo stanno curando i medici, l'aspetto economico speriamo che riescano a curarlo gli economisti, anche se qualche dubbio ci rimane, e allora ci rimane l'aspetto morale, l'aspetto del cuore e quel cuore che noi vogliamo utilizzare, quel cuore ebraico che noi vogliamo utilizzare sempre nelle nostre cose, nella maniera più ortodossa possibile. Credo che siamo in questo senso, siamo nelle nostre mani. Confidiamo in voi con il massimo rispetto, con il kavod che si deve ai Rabbanim. Siete voi i contenitori di Torah. In questo senso, datecene tanta perché in questo momento ne abbiamo bisogno. Il mio è un appello accorato perché avremo bisogno tutti indistintamente in un momento molto difficile, quindi noi siamo vicini a voi come comunità e dall'altra parte siate vicini a noi come comunitari. E quindi è l'augurio che ci facciamo reciprocamente in questo Lag BaOmer, Chag Sameach, e vi ascolto adesso con grande interesse. Grazie. Grazie a Grazie. Ruben Della Rocca. Grazie. Allora, iniziamo subito parlando di Lag BaOmer, che è sostanzialmente una data che mai come quest'anno assume un significato particolare. Vogliamo ricordare perché cade il 33° giorno dell'Omer e che periodo è? Allora, Rav Arbib, prego. Ah, subito, vabbè. Allora, in realtà perché è una bella domanda, perché in realtà che cos'è esattamente Lag BaOmer non l'ha ancora capito nessuno. Allora, ci sono varie versioni di questa faccenda. C'è un passo del Talmud che dice che c'erano 24.000 studenti di Rabbi Akiva. Questi 24.000 studenti sono morti in una magefa, quindi siamo purtroppo molto in argomento. Sono morti in una pestilenza, non so bene che cosa. No, in realtà si sa bene, perché in realtà il Talmud parla anche di qual è la magefa. La magefa dovrebbe essere la difterite. Insomma, muoiono in questa pestilenza 24.000 studenti. E il Talmud dice se lo nagu kavod ze baze, perché non hanno avuto rispetto l'uno con l'altro. Allora, a questo punto ci sono almeno due Buonasera visioni diverse. a È disegni. arrivato Rav Disegni. Disegni, buonasera. Benvenuto, Rab.
Ci sono almeno due versioni diverse. Secondo una versione, questa pestilenza si interrompe all'Agba Omer e poi però riprende. Secondo un'altra versione, invece, la pestilenza finisce all'Agba Omer e il giorno dopo è il primo giorno senza pestilenza. Da questo derivano due minaghim diversi fra Ashkenazit e Sefarditi. Gli Ashkenazim interrompono all'Agba Omer, poi riprendono. I Sefarditi invece finiscono, in realtà tutto questo periodo di lutto lo finiscono con l'Ad, cioè col giorno dopo l'Agba Omer. Quindi il giorno dopo è il giorno in cui finisce il periodo di lutto. Dopodiché intorno a tutto questo c'è di tutto. C'è la morte di Rabbi Shimon Bar Yochai, che sarebbe avvenuta di l'Agba Omer, e quindi noi festeggeremo la morte di Rabbi Shimon Bar Yochai, cosa molto, molto particolare che si festeggi la morte di qualcuno. E poi c'è un passo di un posek che dice, che è la Ruach HaShulchan, che dice, riportando credo il Chida, che è un maestro che ha vissuto a Livorno per molto tempo, che quel giorno è anche il giorno in cui Rabbi Shimon Bar Yochai uscì dalla grotta. Quella grotta in cui si era rifugiato per il decreto romano che l'aveva condannato a morte. E in quella grotta, secondo la tradizione, Shimon Bar Yochai ha scritto lo Zohar. Bene, spero di avervi confuso abbastanza le idee. Comunque, più o meno, queste sono alcune delle cose che girano intorno all'Agba Omer. Rav Di Porto vuole aggiungere qualcosa? Sì, c'è un significato ulteriore che è emerso successivamente, che è quello delle persecuzioni che ci sono state durante il Medioevo. Cioè, durante il Medioevo delle comunità enormi in Ashkenaz, appunto nel mondo ashkenazita, sono state distrutte, e la maggior parte delle persecuzioni riguardano questa prima parte del periodo dell'Omer. Credo che comunque oggi ci sia un significato simbolico importante, cioè perché noi pure ci troviamo in attesa della fine della pestilenza, cioè per cui credo che quello che riguarda l'esistenza storica del popolo ebraico possa essere proiettato in qualche modo su tutta quanta l'umanità durante questo frangente, cioè tutti quanti siamo in attesa della fine della pestilenza. C'è poi appunto un aspetto collegato alla malattia respiratoria, proprio, cioè per quanto riguarda questa scarà, cioè questa malattia, insomma, che aveva colpito gli allievi di Rabbi Akiva. Bisogna capire se appunto questo non portare cavo l'uno con l'altro sia collegato all'uso della parola. Adesso non vorrei fare delle ipotesi azzardate, cioè questo è un tema molto, molto delicato quando viene affrontato quello che sta succedendo, cioè se noi dobbiamo attribuire un qualche significato a livello globale a quello che stiamo affrontando oppure no. Il tema è estremamente dibattuto e chiaramente è molto impegnativo dire che dobbiamo fare un esame di coscienza rispetto a quello che sta avvenendo oppure no, perché appunto all'interno del mondo c'è un meccanicismo per cui poi le conseguenze, insomma, di determinati processi naturali vengono portati appunto alle estreme conseguenze. Sinceramente, personalmente, ritengo che questo discorso sia più grande di me, però sicuramente queste sono domande che tutti quanti ci stiamo ponendo durante questi mesi, anche perché abbiamo tempo per pensare. Rav Disegni? Ma si è messa molta, molta carne al fuoco Ci sono dei dettagli da esaminare in tutta questa storia. Non so se è stato parlato, se si è parlato, se chi mi ha preceduto ha parlato dei sottofondi politici di l'Agba Omer. C'è un uso che era praticato anche in Lituania, che all'Agba Omer si esce con arco e frecce, ci si va a esercitare al filo dell'arco. Da dove sia uscita fuori questa cosa misteriosa, e qualcuno collega questo alle origini militari nascoste della storia dell'Omer e di l'Agba Omer.
Si tratterebbe del fatto che questi allievi che muoiono di Ashkara non muoiono per un'emiteria, ma muoiono perché vengono uccisi dai romani, massacrati dai romani in quanto sono i soldati del Bacco qua che lottano per l'indipendenza di Israele e vengono massacrati. Ci sono molte domande da farci per quale motivo una notizia del genere sia stata trasmessa, se questa è la notizia, sia stata trasmessa in codice. Cioè, perché non hanno detto le cose chiare come devono essere? Questo è un punto interrogativo, che forse c'era la censura nei decenni in cui si parlava di queste cose, ma poi dopo qualche decennio la censura poteva pure cadere e invece è stata mantenuta questa tradizione. Ho ricordato il fatto che la malattia di cui muoiono è chiamata Ascarà, ha detto Rav di Porto, una malattia in cui c'è l'assenza del respiro, il soffocamento, dovrebbe essere, secondo, è una delle poche cose su cui gli studiosi sono d'accordo, che dovrebbe essere la difterite, perché con la difterite, si formano delle pellicole sulla laringe che impediscono di respirare, quindi, è una morte poco simpatica, ammesso che tutte le morti siano simpatiche, in cui si muore soffocati. E solo da poco tempo siamo usciti fuori dall'incubo di questa malattia. Escara, significa anche nel linguaggio medico corrente, la crosta. La crosta che si forma sopra, quando uno ha un graffio, si forma il sangue, coagula, si forma la crosta, e questa è chiamata, in termini medici eleganti, chiamata escara. Però qualcuno ha ricordato il fatto che la parola Ascara significa anche in arabo o nelle lingue collegate, significa soldato. Ricordiamoci che quando l'Italia aveva le truppe coloniali, i soldati coloniali erano chiamati gli Ascari e quindi Ascara avrebbe un senso appunto militare. Una cosa, vorrei ringraziare Rav di Porto che ieri mi ha fatto leggere l'articolo sull'argomento. Ah, quello sì, di La Brot. notizia sulla morte di Shimon Bar Yochai, di cui paradossalmente festeggeremo la data, è una notizia veramente strana, ma secondo alcuni studiosi, non eretici, qualcosa del genere, lo dice pure il Rebbe di Lubavitch, tutto deriva da un errore, da un refuso, dell'errore di stampa che c'è stato su una dei testi che riportava questa notizia, perché la fonte originale avrebbe detto che in quel giorno Rashbi Shimon Bar Yochai Samach, significa che si rallegrò, mentre invece speriamo che la cosa venga stampata non con i caratteri normali ma con i caratteri di Rashi. L'achet si può confondere con una zampina, diventare un attau, e quindi Samach significa She, si può leggere anche invece di Samach Shemet. Shemet, quindi il giorno in cui Rabbi Shimon Bar Yochai, invece di rallegarsi, è morto, e di qui una tragica concatenazione di equivoci per cui si parla anche di questo, però comunque l'Ilula potrebbe essere anche i giusti muoiono lo stesso giorno in cui nascono, quindi noi non celebriamo la morte ma la nascita, e i giusti poi si sposano anche lo stesso giorno, quindi potrebbe essere anche il giorno delle nozze di Shimon Bar Yochai. Può essere tutto. C'è poi. Ah, scusate. Vai, vai, prego, prego. Posso? Sì, prego, vai. Dicevo, c'è anche un altro significato interessante da questo punto di vista, che è collegato all'andamento del testo di nel Trattato di Yevamot, a pagina 62, appunto che è la fonte principale sull'Ag BaOmer, cioè perché c'è scritto che poi Rabbi Akiva, dopo la morte di questi 24.000, istruì altri cinque allievi, fra cui Rabbi Shimon Bar Yochai, e quindi c'è anche questo tema della continuità della Torah nell'insegnamento, e questo può essere il legame, appunto, cioè al di là appunto di quella querelle collegato al
all'errore sul testo della morte di Bishima Berokai, il legame che può esserci fra la storia della morte di Biakiva e il fatto che Rabbi Shimon Bar Yochai poi risulta essere il continuatore di Rabbi Akiva e quindi quello che perpetua la sua Torah nel mondo. Se posso dare una chicca, che è una coincidenza, ma comunque le coincidenze sono sempre interessanti per noi, la storia di Shimon Bar Yochai, quando per motivi politici è costretto a rifugiarsi in una grotta dove passa tanti anni, eccetera, eccetera, raccontando nel Talmud babilonese, nel trattato di Shabbat. Indovinate a che pagina? Pagina 33. Prego, Finzi. Credo il microfono. Messo in muto. Scusate, lo tolgo per non disturbare. Prego. Volevo fare solo una piccola osservazione, poi ho anche forse una domanda a noi stessi. Abbiamo detto e sappiamo che Talmidim di Rabbi Akiva sono morti per questa pestilenza causata dal fatto che non si davano kavod l'un l'altro, non si amavano a sufficienza. Innanzitutto bisogna riflettere se in questo anche il maestro ha una parte. Forse sto dicendo qualcosa di blasfemo, in realtà non ho trovato fonti che trattino questo argomento, ma forse così come il padre ha un'influenza sull'educazione del proprio figlio, anche il maestro ha un'influenza sui propri allievi, e quindi forse se domandarci se c'era anche una parte di responsabilità in Rabbi Akiva stesso, ma senz'altro domandarci se noi stiamo facendo abbastanza affinché le nostre comunità, quindi non solo come rabbini ma anche come leader di comunità, se stanno facendo tutto per aiutarsi a vicenda e per darsi kavod, per darsi amore a vicenda. Rav Piperno? È stato già detto tanto su questo giorno, in realtà di significati ce ne sono ancora altri. Mi piace ricordarne uno che parla di un'altra segregazione che ha a che fare con questo giorno. Secondo il Talmud, secondo il trattato di Rosh Hashanah, questo lo dice la Torah, il 17 del mese di Iyar si aprirono le porte del cielo in occasione del Mabul, del diluvio, e quindi il primo giorno del Mabul, del diluvio universale, fu proprio il 18 di Iyar, ovvero il giorno di Lag BaOmer, quello che comincerà alle tre stelle di questa sera. E secondo alcune fonti medievali, questo fu anche il giorno, il 18 fu anche il giorno in cui si completò, in cui finì il Mabul. E quindi in qualche modo questo giorno ricorda anche un po' un'altra segregazione, quella che dovette in qualche modo sopportare Noach e la sua famiglia negli anni del Mabul, del diluvio universale, questo sempre a causa di, come dice la Torah, Shchatat Derech Eretz, cioè che il fatto che il comportamento degli uomini sulla terra si era completamente corrotto. E quindi anche questo è uno dei significati che entrano in questo gioco. Chiaro. Allora, iniziamo con la prima domanda, Davide. Ok, buonasera a tutti. La mia domanda è specifica per Rav Disegni, perché poco tempo fa in un'intervista lei ha raccontato di aver tradotto una testimonianza di un medico e rabbino di Roma riguardo l'epidemia del 1656. Ecco, la mia domanda era: quali furono le misure adottate in quell'occasione? Cioè, ci può raccontare che cosa successe? Di questa testimonianza è del rabbino Yaakov Zahalon, che è stato rabbino e medico a Roma e poi negli ultimi anni della vita è stato rabbino e medico a Ferrara. Zahalon venne incaricato di gestire insieme a altri medici presenti nel ghetto la gestione della peste. È una peste bubbonica. Quando arrivò la peste bubbonica a Roma nel 1656, il ghetto fu chiuso, cioè era chiuso nel senso che la gente non poteva uscire la sera, ma in quel caso lo chiusero del tutto, che la gente che stava dentro, che stava fuori, stava fuori.
E mentre tutti la città aveva a disposizione un lazzaretto, che praticamente dove adesso c'è l'ospedale Fate Bene Fratelli sull'isola Tiberina, la comunità aveva il suo lazzaretto, che erano le case, adesso ora c'è il Lungotevere, no? Davanti alla sinagoga. Il ghetto arrivava fino all'isola, il ghetto arrivava fino a Strapiombo sul Tevere, e quindi le case che facevano anche con il ponte Quattro Capi, che davano sul Tevere, che quindi vedevano di rimpetto il Fate Bene Fratelli, quelle furono il nostro lazzaretto. Il fatto che chiusero il ghetto comportò una ulteriore promiscuità e un aumento micidiale di mortalità, per cui mentre la mortalità tra la popolazione romana in quella frangente fu del 14%, non degli ammalati, della popolazione generale, in ghetto la mortalità arrivò al 20%. Immaginate che cosa può significare uno su cinque di una popolazione che muore. In ghetto c'erano circa 4.000 e poche altre persone. L'organizzazione della sanità era comportava sia una organizzazione sanitaria che tutte le altre norme che riguardavano il fatto che la gente dovesse poter mangiare, come succede anche adesso, e quindi le autorità da fuori si preoccupavano di rifornire il ghetto di alimenti e di dare a chi non poteva lavorare anche una sorta di quota quotidiana di sostentamento economico. A questo ci pensarono, però sta facendo una netta divisione tra dentro e fuori il ghetto. Quindi gli alimenti non mancarono. Cosa avvenne dentro le case in cui si riconosceva l'esistenza di un appestato? L'appestato veniva a portare il lazzaretto e le case venivano bloccate con tutta la gente dentro. Il Bet e Knesset furono le cinque scuole immediatamente chiuse, non c'erano tefillot, questo avvenne immediatamente, e i rabbini quando predicavano dalla finestra di casa loro. Questo è interessante, quindi non c'era Zoom ma usavano le finestre. Tra l'altro non è che poi la gente circolasse liberamente per le strade, perché c'erano degli orari per circolare, appunto per limitare la circolazione, e quindi anche su questo c'erano delle norme precise. All'ingresso del ghetto c'era la forca, è uno strumento di tortura, perché chiunque violasse le regole imposte dalla sanità pubblica veniva, a seconda della gravità del reato, torturato o direttamente impiccato, e si faceva così senza tante storie. Un'altra notizia interessante è che noi siamo abituati, perché ce l'hanno, noi a scuola non ci hanno fatto, non so cosa avete studiato voi a scuola, ma comunque ai tempi nostri ci facevano studiare i Promessi Sposi e la peste di Manzoni nel 1630. A Roma la peste del 1630 non è arrivata, per quale motivo? Perché la peste veniva, come quella da adesso, da Milano, e le autorità pontificie furono così brave da chiudere completamente i confini e quindi impedirono l'arrivo delle persone infette dal nord a sud. Invece nel 1656 la peste veniva da Napoli, e quindi facendo scalo a Nettuno per incuria eccetera eccetera, Roma venne invasa da questo fenomeno. Interessante poi che Zalone racconta anche un dettaglio interessante, perché una volta che veniva fatta la diagnosi di peste su qualcuno, chiaramente questo comportava l'isolamento ulteriore e ancora più rigoroso per tutti quelli che stavano a casa loro, e poi anche il rogo di tutti i suppellettili, quindi era un danno che si sommava all'altro danno. E allora morì una persona e Zalone disse che non era morto di peste.
la peste bubbonica è chiamata così perché faceva gonfiare i linfonodi, sono le ghiandole linfatiche che tutti quanti abbiamo, le ghiandole linfatiche diventano, si gonfiano perché diventano ricettacolo di germi, si gonfiano, diventano dei palloni sporgenti, infetti, rossi, dolenti, eccetera, eccetera. E questo succede in determinate stazioni inguinali, può succedere al collo, può succedere all'inguine. E quindi morì una persona che aveva un rigonfiamento all'inguine. E Zalon disse che era morto per altre cause e c'aveva un'ernia inguinale. E la salute pubblica non fu convinta di questo. Come venne risolto il problema? Lo portarono via dal ghetto e gli fecero l'autopsia e dimostrarono che aveva ragione Zalon, che quello rigonfiamento all'inguine ce l'aveva per un'ernia inguinale. E la cosa interessante, perché è un bel caso, diciamo, di scienza per chi si appassiona a queste cose, queste cose non fanno effetto, ma anche questo è importante. Non abbiamo notizie di quello che succedeva nel lazzaretto della comunità, abbiamo notizie parallele terrificanti di quello che succedeva invece nel lazzaretto di rimpettaio, dove la gente moriva come mosche tra atroci sofferenze, e quindi abbiamo delle testimonianze estremamente toccanti di quello che succedeva in questo periodo. E la differenza tra allora e oggi è che noi ci abbiamo avuto appunto i lazzaretti moderni, queste rianimazioni in cui tutto si svolge tra pareti di plexiglass, camici, mascherine, dove tutti sono mascherati. E questa è una grande riflessione su come si moriva allora e come si muore oggi. Oggi la morte, purtroppo che ci abbiamo avuto 30.000 morti in Italia, è una morte tecnologica ed è una morte solitaria, dove non hai parenti vicino, non hai amici vicino e c'hai un medico, un infermiere che ti tratta a debita distanza, mascherata e così via. E ai tempi del lazzaretto si moriva tra sofferenze atroci, ma i monaci o i medici giravano di fronte a tutti. Non è una bella consolazione, però comunque anche questo va tenuto nel carico delle novità e delle cose ripetute rispetto al passato. Chiaro. Grazie. La prossima domanda è di Sara Milano, prego. Sì, dunque, io volevo sapere, passare a un aspetto più pratico, diciamo, della faccenda, e quindi come sarà riorganizzato l'accesso ai tempi nelle prossime settimane, quindi quali sono le precauzioni che saranno adottate, e poi più a lungo termine, quando si tratterà di settembre-ottobre, quindi di Muadim, che richiamano tantissima gente dentro i tempi, come verrà gestito quel numero di persone? Allora, iniziamo con Uri Barbut, prego. Salve a tutti. Allora, per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, immediato, la faccenda è abbastanza stabilita. I ravvisegni con la Presidente ha stabilito, già hanno già scritto un protocollo studiato e ristudiato abbondantemente, che è pronto all'uso, che appunto permette di fare tefila all'interno dei templi, ovviamente solo se poi arriverà il permesso da parte del governo. È ovvio che stiamo aspettando quello. Qualora arrivasse questo famoso permesso da parte del governo, che segnalo non è ancora arrivato, perché per ora abbiamo solamente il permesso per quanto riguarda le messe e le chiese, quindi non abbiamo ancora per quanto riguarda i templi, ma siamo fiduciosi che arrivi a breve. Comunque, qualora arrivasse questo permesso, il protocollo stilato dal RAB, dalla presidenza della comunità, prevede appunto all'interno dei templi il massimo di 10 persone, ove mai, ovviamente sempre basandosi su quello che dirà il governo. Non ci sono degli aggiornamenti. Vedi, ecco. Ogni mezz'ora c'è un aggiornamento. Ci saranno X persone all'interno dei templi, e ovviamente mantenendo il distanziamento sociale all'interno del tempio, ovviamente con mascherine, guanti e tutte le precauzioni
dovute che sono già stabilite, diciamo, per il resto della vita quotidiana. Stiamo aspettando, se Raf sicuramente ne saprà di più, magari sarà mezz'ora fa, sarà arrivato qualcosa di nuovo, perché così ascoltiamo gli aggiornamenti. Esatto. Infatti, breaking news. Allora, gli aggiornamenti sono questi. Come sapete, la Chiesa Cattolica ha concordato con lo Stato un protocollo che dovrebbe partire dal 18. E nel frattempo il governo ha, attraverso i ministeri, ha aperto dei tavoli di trattativa con le varie confessioni e abbiamo in dirittura d'arrivo un protocollo che riguarda anche noi, e questo protocollo prevede la possibilità di fare cerimonie di qualsiasi tipo, quindi volendo anche matrimoni, nelle sinagoghe, con il criterio delle dimensioni del luogo, cioè bisogna disporre il pubblico in maniera che ci sia un'adeguata distanza tra una persona e l'altra. Quindi significa che ogni sinagoga dovrà misurare la sua capacità e far entrare per ogni cerimonia, che sia la defilata della mattina, che può essere ripetuta anche 3-4 volte nel corso della mattinata, o altre defilate, eccetera, eccetera, entrare un numero contingentato di persone. Per fare un esempio, nel Tempio Maggiore di Roma possono entrare attualmente, secondo i posti assegnati, 80 persone nella platea. E quindi, rispetto al Mignan dei giorni normali, siamo più che abbondanti. Rispetto al Mignan dello Shabbat, potrebbero esserci, ci sono sicuramente dei problemi, come per tutte le altre sinagoghe. Si spera che quando arriveranno i Muadim le cose saranno notevolmente cambiate e quindi ci sarà un ulteriore aggiornamento. Per adesso c'è da sperare che dalla prossima settimana si possa entrare nelle sinagoghe con mascherine, con tutte le attenzioni, bla bla bla, eccetera, eccetera. Tra l'altro, una cosa che hanno insistito quelli del Comitato Tecnico Scientifico, che non si può cantare in coro, quindi abbiamo soltanto un cantore alla volta. Mi piace per voi che siete abituati ai cori, niente cori, soltanto un cazzano. Sceglieremo i migliori, sceglieremo, anche se tutti sono i migliori, ma insomma. Mi perdoni, il protocollo è di tutte le comunità ebraiche o ogni comunità ha scelto il suo? Allora, il protocollo è partito dal Ministero come protocollo per le confessioni non cattoliche, tutte quante, sì. Tutti gli evangelici, buddisti, musulmani, tutto, ok? E si è fatta una riunione tutti insieme. E si pensava, fino a pochi minuti fa, io ho pensato che dovessimo sottoscrivere tutti quanti lo stesso protocollo. Adesso, dalla bozza che hanno mandato, questo è detto protocollo con la comunità ebraica, che è la stessa cosa, hanno fatto copia e incolla, non è che abbiano fatto cose differenti, però formalmente forse decideranno che l'unione lo sottoscrive a parte. Ecco. Oh, chiaro. Rav Piperno a Firenze? A Firenze abbiamo un Beta Knesset che è delle dimensioni del Tempio Maggiore di Roma, e infatti ritorna perfettamente anche il numero che noi abbiamo stimato delle persone che possiamo accogliere nella platea del Tempio Maggiore, proprio in 80 persone, e questo con un distanziamento di cioè una persona ogni tre posti e ogni due file. C'eravamo già organizzati per la sera di Purim, quando ancora diciamo non era uscito il decreto del 9 marzo, proprio per una situazione del genere, con dei bollini sui posti disponibili e con gli accessi contingentati attraverso registrazione. Chiaramente poi da quel momento è stato tutto lasciato. In più, in realtà, ci sono anche i matronei che potrebbero un pochino aumentare il numero delle persone, anche se poi c'è il problema chiaramente soprattutto del deflusso, ma che chiaramente può essere gestito. Abbiamo affrontato a livello di consiglio anche alcuni aspetti proprio che riguardano la
tra virgolette, cerimonia, nel senso il problema per esempio che il Sefer Torah è l'oggetto che passa maggiormente di mano in mano e quindi anche lì ci possono essere delle difficoltà, per esempio come spogliare il Sefer Torah quando c'è una fascia che lo avvolge, lì lo chiuderemo con le cinture in modo che insomma il Sefer possa essere gestito da una sola persona, così come anche quel piccolo assembramento che si potrebbe avere al momento della Keriata Torah. Questo cercheremo di gestirlo o attraverso, sicuramente attraverso un distanziamento, però comunque chi sta al Sefer deve comunque quantomeno vedere insomma la parte di Torah che si sta leggendo. Il ragionamento che stiamo cercando di fare, si potrebbe forse mettere anche una sorta di barriera in plexiglass che permetta a chi sale a Sefer comunque di leggere, però creando una separazione. Poi tutta un'altra serie di accorgimenti, cambiando leggermente forse non sarà il rabbino capo che dirà Shema Israel all'uscita del Sefer, ovvero sarà lui, ma non tenendo il Sefer in mano, ma lasciandolo comunque nelle mani di chi lo porta. Insomma, tutta una serie di problemi dei libri, per esempio, i libri del pubblico, sono tutta una serie di problemi che stiamo cercando di risolvere. Comunque, per la situazione attuale è questo. Per i Muadim di Shri vedremo, adesso è difficile chiaramente. Chiaro. Maschil Finzi a Napoli, invece? Deve togliere il muto? Ok. Scusate, dicevo, a Napoli, allora, la segreteria riaprirà dal 18, anche quella con tempi limitati, due volte alla settimana, solo su appuntamento, mentre per quanto riguarda il Tempio non è ancora stata presa una decisione, se ne parlerà in un consiglio di domani, ma l'idea dovrebbe essere quella di tenere chiuso, di non aprire, per vari motivi, primo perché le persone sono abbastanza anziane e quindi molti non si fiderebbero a venire, e poi c'è anche il problema che io arrivo da Milano, anzi adesso attualmente sono a Torino, quindi non so se potrò passare da regione a regione. Ammesso che sì, dovrò poi fare la quarantena di 2 settimane a Napoli e quindi per le prime 2 settimane non potrò aprire il Tempio. E quindi, insomma, il problema è ancora in fase di decisione, ma mi sembra di capire che l'idea sarebbe quella di non aprire Shavuot, di vedere dopo come andranno le cose. Chiaro. E Rav di Porto a Torino, invece? Sì, noi vediamo con grosse aspettative Shavuot. In realtà la situazione, come sapete, in Lombardia e in Piemonte forse è anzi è decisamente peggiore rispetto al resto d'Italia, perché abbiamo più casi, fortunatamente non in comunità, però insomma molti casi nella regione. Quindi il mio timore è che poi dal 18, nel momento in cui ci sarà una differenziazione fra le varie regioni, in Piemonte ci saranno delle norme più stringenti, anche perché anche per quanto riguarda il lockdown, il Piemonte insomma ha fatto un po' da apripista, un po' in controtendenza rispetto ad altre regioni del nord, per cui temo che anche a fronte di una apertura generalizzata per il 18 noi avremo ancora delle normative più stringenti qui in città. Per quanto riguarda i nostri numeri sono paragonabili a quelli di Firenze, quindi non ripeto quello che ha detto Gatti, cioè grosso modo come dimensioni, come frequentazione, le comunità sono abbastanza simili. Anche noi abbiamo un tempio grande, anche noi, come ricordava Ariel per Napoli, abbiamo un'età media molto alta in comunità, e questo può essere un motivo per avere degli accorgimenti ulteriori. Spero insomma che la situazione si sblocchi comunque in tempi ragionevolmente rapidi. Non posso sapere appunto se prima o dopo Shavuot, e poi si vedrà. Insomma, la mia idea è quella di prevedere, intanto vedere l'effetto che fa. Io non so bene
come le persone poi reagiranno a questi cambiamenti, come reagiranno rispetto anche al ritorno al Beta Knesset, cioè se avrà il sovravvento la paura, insomma, per quello che si è passato, o l'entusiasmo di poter tornare a fare una vita sociale. E chiaramente dovremo utilizzare tutti quanti i nostri strumenti per gestire le situazioni al meglio. Sono abbastanza tranquillo rispetto al fatto che i membri della comunità poi faranno del loro meglio, insomma, per attenersi alle normative che poi verranno stabilite, e da parte della comunità per fornire tutti quanti i mezzi affinché la defilla poi si svolga al meglio, nella massima sicurezza. Ma di questo sono assolutamente sicuro. Chiaro. Rav Habib a Milano invece? Sì. Aspetta, sto leggendo adesso la nuova bozza. Sì, eravamo in attesa appunto di questa bozza del governo, ce ne sono state varie negli ultimi giorni, adesso vedo che è arrivata una bozza, devo guardarmela un po' con più calma. Sì, adotteremo una quantità di misure, comunque è richiesta una quantità di misure. Vedremo, adesso c'è un consiglio della comunità giovedì che dovrà prendere delle decisioni, ovviamente. Non abbiamo ancora deciso niente, perché dovete considerare una cosa: Milano, Beta Knesset, e la stragrande maggioranza dei Beta Knesset sono Beta Knesset privati. Quindi sono Beta Knesset che si gestiscono, non so, bisognerà trovare un modo di fare qualcosa di uniforme che valga per tutti, e questo chiaramente richiede molto coordinamento. Questo è il problema. Staremo ovviamente molto attenti, perché chiaramente purtroppo siamo il centro, siamo l'occhio del ciclone dal punto di vista del virus, e quindi staremo sicuramente molto attenti, vedremo come esattamente organizzare. Ci sono chiaramente, abbiamo pensato a una serie di norme da osservare, però prima voglio che siano coordinati tutti, in modo da poterle osservare tutti in maniera molto precisa e molto scrupolosa. Chiaro. Ci chiedono come si decide chi entra? È una domanda... Bella domanda. Famosa lotteria. Noi facciamo attraverso veramente prenotazione, cioè, quindi, o perlomeno l'idea è di dire ai nostri iscritti che al Tempio si entra solo su prenotazione. Ho dimenticato di dire che bambini sotto una certa età, da definire, ma sicuramente quelli molto piccoli dovremmo probabilmente invitare a non portarli, proprio perché chiaramente poi è impossibile gestirli in una situazione di questo genere, così come a livello di raccomandazione, forse al di là dell'età, magari parliamo di fragilità, le persone un po' fragili è bene che si astengano per salvaguardare. Però in linea di massima noi vorremmo andare attraverso prenotazione, poi se avanzano posti si può far entrare, ma chiaramente fino a un numero prestabilito. Noi, diciamo, per quelli che sono i numeri di uno Shabbat normale, i numeri che abbiamo, soprattutto con queste ultime indicazioni che ho detto, dovrebbero essere sufficienti. Chiaramente, se dovesse poi riaprirsi il turismo, cosa che per ora non sembra, allora lì potrebbero esserci altri tipi di problemi. Chiaro. E la prossima domanda è di Luca Clementi. Prego, Luca. Allora, si torna teorico, nel senso, spesso alcuni rabbanim hanno riportato dei versetti della Torah di altri testi sacri come dei segni premonitori. Si pensi per esempio all'accaduto dei 10 figli di Aman e del processo di Norimberga. È stato trovato qualcosa di simile inerente al Covid? Perché girava un po' sui social questa cosa, e alcuni rabbini non so se hanno cercato dei riferimenti all'interno di questa vicenda.
Qualcuno ha trovato dei riferimenti? Nulla di nulla. Nulla. Bene. I riferimenti è molto... La verità è questa, che trovare i riferimenti è sempre possibile ed è sempre discutibile. Ma sempre a posteriori, però. Sempre a posteriori ed è sempre discutibile, cioè veramente sempre discutibile. A me personalmente, devo dire, la corsa ai riferimenti non entusiasma. Io credo che invece questa malattia e quello che sta succedendo debba indurci ad alcune riflessioni. Io credo che ognuno di noi debba un po' pensare a cosa ha significato questo periodo. Questo periodo ha significato, secondo me, varie cose. Non so, uno, credo che abbia mandato all'aria una delle cose su cui si basa la società in cui viviamo. Galdisegni prima parlava della peste del 600, delle due peste del 600. E pestilenze, di epidemie, ce ne sono state varie nella storia. Quella in cui noi siamo... Sì. No, prego, prego. Quella in cui noi siamo capitati capita in un periodo molto particolare, in un periodo in cui noi siamo vissuti nella convinzione di avere un po' il controllo su tutto, di avere la capacità di controllare tutto. Questa è la convinzione in cui più o meno siamo cresciuti tutti. Tutto era in qualche modo organizzato, tutta la nostra vita era organizzata. In qualche modo le nostre vite erano organizzate. E quindi è stato particolarmente sconvolgente. Quello che è stato sconvolgente è che in realtà tutto quello su cui noi ci basavamo è andato un po' all'aria. Le sicurezze economiche, sanitarie, degli esperti, eccetera, eccetera, sono andate un po' all'aria. E questo credo che sia un insegnamento importante, che non è un insegnamento nuovo per la tradizione ebraica. La tradizione ebraica ha sempre sostenuto che in realtà l'unica nostra fonte di sicurezza è il rapporto con Dio, e quindi non abbiamo altre fonti di sicurezza, però va sicuramente in controtendenza al modo in cui tutti noi siamo vissuti e in cui tutti noi abbiamo vissuto la nostra vita. E questa è una, credo, è una delle cose su cui rifletto, poi ce ne sono altre. Però credo che... scusate. Prego, prego. No, dicevo, però il punto, cioè, se noi siamo in grado, cioè poi saremo in grado forse di elaborare una nostra risposta rispetto alla domanda, cioè in fondo noi adesso abbiamo fornito, cioè come umanità, una risposta generalizzata rispetto al problema, che è stata una risposta piuttosto standardizzata, se permettete. Cioè noi, appunto, che ne so, alcuni anni fa c'era stato il problema della sicurezza e quindi noi ci siamo concentrati sulla sicurezza, adesso c'è il problema medico e rispondiamo in maniera generalizzata a questo. Però io non so se siamo stati ancora in grado di declinare poi la nostra risposta come mondo ebraico rispetto a quello che sta succedendo. Poi ripeto, non so neanche se poi lo faremo, cioè se riusciremo a dare questa nostra declinazione particolare, la nostra lettura condivisa di quello che sta succedendo. Adesso chiaramente non voglio mettere in dubbio il fatto che la risposta medica sia una risposta valida, ma sicuramente esistono dei livelli ulteriori al di fuori dell'emergenza che dovranno poi essere elaborati, secondo me. Rav Disegni? Vabbè, questo introduce tutto il problema del senso di questa cosa. Una delle prime riflessioni che ho proposto è proprio sul fatto che noi, in base alla nostra cultura, alle nostre tradizioni, ci dobbiamo distinguere per dare dei valori e per cercare un significato in quello che succede. Cioè la cosa non si può esaurire nella questione tecnica o meccanica, il virus si diffonde e noi ci difendiamo, eccetera, eccetera. Ogni cosa che succede richiede un'elaborazione. Ogni cosa deve essere uno stimolo a riflettere su chi siamo, che dobbiamo fare, quali sono i nostri doveri, eccetera, eccetera. E
a me ha fatto impressione che quando si è cominciato a diffondere l'epidemia, io ho postato due testi, uno che ricordava sostanzialmente il tema della preghiera e l'altro la storia della peste nel ghetto. E ci sono state delle proteste, perché la gente dice che c'entra. Che c'entra la preghiera, che c'entra queste cose. È come se una parte di mondo cancelli altre dimensioni dall'esistenza normale. Noi non possiamo farlo, perché per noi tutto ha un senso, anche se non riusciamo a capire qual è. E quindi dobbiamo cercarlo e agire di conseguenza. Non so se Rav Piperno e Rav Finzi volevano aggiungere qualcosa. Sì, io purtroppo devo lasciarvi, perché ho lezione fra 5 minuti. Ah, ok, perfetto. Salutiamo Rav Habib. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, ragazzi. Rav Finzi deve togliere il muto, Rav Finzi. Prego. Grazie. Volevo aggiungere solo una cosa che non è un'aggiunta, direi che è un'osservazione. Secondo me è ovvio che noi da uomini di fede non possiamo pensare che quello che succede non abbia un motivo. È ovvio che un motivo c'è. Di qui a dire che io so qual è il motivo, penso che ci sia un'espressione ebraica che possa rispondere, catonti, che deriva dal verbo katan. Io sono troppo piccolo per rispondere a una domanda come questa, così come sono troppo piccolo per rispondere ad altre domande come perché ci sia stata la Shoah, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che però possiamo dire forse è che se è successo c'è un motivo e l'unica cosa che possiamo fare è lavorare per cercare di migliorarci e di fare sempre tutto meglio di come lo facevamo in passato. Chiaro. Rav Piperno? Oltre a quello che è stato detto anche quest'ultimo intervento di Ariello, condivido in pieno. Poi uno può anche magari lasciarsi un attimo andare anche a, vogliamo dire così, alle sensazioni, magari espresse da un punto di vista che è probabilmente arricchito dallo studio della Torah, senza voler per questo dire che questo sia il dato Torah, non mi permetterei mai assolutamente. Quindi esprimo quello che sto dicendo come mia personalissima opinione. E per questo ci tengo a dire e ripeterlo, non dico che la Torah dice questo. Okay? La mia personalissima sensazione è che uno dei grossi problemi di questa società forse qui mi ricollego in qualche modo anche a quello che diceva Rav Habib, è un uso sconsiderato della parola. Questo parlo di Torah nel senso che la Torah ci dice che questo tipo di situazioni possono essere conseguenza di non soltanto della Lashon Hara, ma anche proprio di un uso sconsiderato della parola anche a livello politico. Pensiamo all'episodio di Korach che poi degenera in un'epidemia pesantissima che viene proprio interrotta attraverso i comportamenti di Aaron e Mosè soprattutto. Ma forse quasi un aspetto positivo di tutto questo è che a causa di una difficoltà reale io percepisco nei media, nei social media, ovunque in generale, molte meno, non voglio dire semplicemente fake news, ma come dire un utilizzo in generale più attento della parola. La mia personalissima sensazione è che un problema del mondo oggi è legato a questo ambito. Quale possa essere poi la relazione, questo non mi addentro oltre a... Ma la mia sensibilità mi dice questo. Chiaro. E andiamo avanti. No, scusami, con le domande. Permetti sì, vai. Prego.
la tua domanda precedente. Dobbiamo ringraziare i Rabbanim, perché i Rabbanim questa cosa va detta con estrema chiarezza, perché i Rabbanim tutti nella loro totalità, decidendo di chiudere i Batei Knesset la mattina di Purim, quindi qualcuno ha fatto venire la sera di Purim, la mattina erano tutti chiusi, decidendo di chiudere i templi la mattina di Purim, hanno salvato delle vite. Questa è una cosa che va detta con assoluta chiarezza e va detta a tutti quanti. Bisogna che la gente se ne renda conto e ne tenga conto. Quindi bisogna anche rendersi conto che a volte delle decisioni prese dai Rabbanim che ci sembrano fuori dal mondo, troppo avventate, eccetera, in questo caso sono quasi sempre giuste. Ma a parte questo, in questo caso hanno sicuramente, certamente salvato delle vite. Questo è un punto da cui bisogna partire e bisogna tenerne conto per il futuro. Chiaro. E Luca, spizzichino, prego. Torniamo un attimo a parlare di Dark Bomber. Come abbiamo notato, ci sono alcune analogie tra quello che è successo ai discepoli di Rabbi Akiva, anche riguardo la malattia e le cause. C'è una lettura in chiave moderna di Dark Bomber, vista anche l'attuale situazione? Rav Disegni? Ma se noi vogliamo mettere le letture moderne, le letture ci sono sempre state, fa parte del gioco, diciamo, quello di interrogarti in continuazione sul significato attuale di antichi episodi. Bisogna dire che l'Lag BaOmer, che ce l'abbiamo davanti, è una ricorrenza minore rispetto alle altre più importanti che noi abbiamo. L'Lag BaOmer però in qualche modo rappresenta il tema dell'uscita dal tunnel, perché sostanzialmente il tema fondamentale dell'Omer è quello di una attesa originaria, serena, che dalla libertà si arrivi alla Torah. E quindi a questo servono questi 50 giorni di preparazione. Poi per una serie di storie questi giorni si sono addensati, su questi giorni si sono addensati dei ricordi tristi. Prima Rav Di Porto ha ricordato anche la storia delle crociate in cui hanno massacrato le comunità della Renania proprio nei giorni dell'Omer. Però questo Lag BaOmer mostra che, ed è un tema fondamentale della nostra esistenza, che noi non possiamo fermarci sulla tristezza e dobbiamo uscire dalla tristezza. Cioè c'è tempo per essere austeri e tristi, c'è tempo anche per vivere normalmente e anche essere lieti. Normalmente Lag BaOmer significa proprio la fine della tristezza e l'uscita dal tunnel. Teniamo presente che con tutte le spiegazioni possibili e immaginabili che sono state date a questa cosa, ce n'è sta una matematica proprio. I giorni dell'Omer quanti sono? 49 diviso 3, moltiplicato 2, abbiamo il 33, cioè siamo i due terzi dell'Omer. In questo stasera saranno passati, e questi due terzi dell'Omer fanno vedere che non tutto l'Omer può essere trasformato in un periodo triste, ma va cambiato. Quindi nella nostra esistenza, e questo se deve essere una grande morale, la grande morale lo do con tutti coloro che hanno l'identificazione ebraica ossessiva al negativo, e ce ne sono purtroppo tantissime persone che si sentono ebrei e manifestano l'ebraismo soltanto in rapporto agli eventi negativi che hanno colpito e continuano fortunatamente poco a colpire gli ebrei nella nostra generazione. Non si può fare così l'identificazione ebraica, quindi se dobbiamo imparare qualcosa da Guaomer è che bisogna uscire dalla spirale negativa. No, Marta. Devi togliere il muto, Marta. Scusate. E la mia domanda è per Rav Di Porto, perché ha tenuto una lezione
riguardo a un'ipotetica a un ipotetico incontro su Zoom durante Pesach. Quindi vi chiedo, la festività di Pesach ha sempre avuto è sempre stata importante, quest'anno ha avuto valore aggiunto. E data l'eccezionalità dell'evento, un gruppo di autorevoli rabbini ortodossi si è mostrato favorevole affinché le famiglie separate dall'emergenza sanitaria si connettessero su Zoom per celebrare il Seder in remoto. E la proposta ha generato un ampio dibattito in Israele e nella diaspora. Come ha reagito l'ebraismo italiano e il rabbinato? Sì, rispondo abbastanza rapidamente. Cioè, la polemica credo che l'abbiano seguita un po' tutti quanti durante queste settimane e credo che la storia abbia preso una brutta piega alla fine. Cerco di spiegarmi. Alla fine c'è stato un pronunciamento da parte appunto di alcuni rabbini sefarditi principalmente riguardo a questa questione appunto del Seder di Pesach fatto con Zoom, che si riferiva poi in base ad una ricostruzione a posteriori. Poi ho letto molta letteratura in merito, si riferiva a casi abbastanza particolari. E il fatto che l'eccezione rispetto alla norma possa esistere è un fatto che è abbastanza accettato all'interno della Halakha. Cioè, il grosso problema che secondo me c'è stato rispetto alla questione è l'eccessiva pubblicizzazione che la cosa ha avuto e la percezione di un permesso generalizzato in merito. E questo ha portato poi da una parte e dall'altra ad una serie di irrigidimenti. C'è stato riguardo a questo un pronunciamento ufficiale da parte dell'assemblea rabbinica, poi sono stati scritti vari articoli da parte dei rabbanim proprio per sottolineare questo fatto. Cioè non credo che la cosa potesse essere esclusa completamente a priori, al di là poi del ragionamento alachico, che è una questione puramente tecnica. Cioè ci sono una serie di considerazioni che potevano portare ad un eter, ad un permesso, oppure a proibire la cosa. Ma dire appunto che la cosa in questa circostanza fosse permessa a priori per chiunque ed alcuni, e l'ho sentito con le mie orecchie, hanno percepito la cosa così, ha portato poi a schieramenti da stadio rispetto a una questione che invece è una questione tecnica. E più in generale credo che questo esempio abbia mostrato un fatto, cioè che è importante considerare, cioè come poi la Halakha sappia rispondere a determinate circostanze in momenti eccezionali come questo. Cioè una delle cose positive forse che sono emerse durante questo periodo, ma poi forse potremo apprezzarlo meglio a posteriori, è la produzione alachica proprio che c'è stata durante queste settimane da parte di tanti rabbanim. Cioè insomma c'è un genere letterario, cioè quello degli Ishut Corona, appunto dei responsa collegati al Covid, che mostrano appunto questi Shoot Corona, sono principalmente stati redatti da due rabbini, Rav Schechter e da Rav Asher Weiss, il Michat Asher, che hanno dato prova di grandissima conoscenza e di grande umanità nel redigere queste risposte. E appunto anche rispetto alla questione del Seder di Zoom, su Zoom per esempio, sono stati molto chiari nel dire che se c'era un problema di salute mentale, appunto, cioè persone che non riuscivano patologicamente, tra virgolette, perdonate il termine, di sopportare la situazione, la cosa sarebbe stata consentita se non auspicabile. E questo va sottolineato, ma da lì a dire che la cosa appunto è permessa a tutti sempre e comunque, ce ne passa tanto. E noi spesso, come ebrei italiani, e mi dispiace dirlo, non siamo pienamente in grado di muoverci
poi all'interno di questo mondo. Cioè, se avessimo, probabilmente, se avessimo come ebrei italiani, cioè come pubblico italiano, gli strumenti per percepire certe sfumature, certe argomentazioni, sicuramente l'approccio da parte del rabbinato sarebbe molto più disteso. E su questo credo che sia necessaria una riflessione da parte nostra. Cioè, se noi avessimo, credo, più strumenti rispetto al nostro maneggiare la Torah, probabilmente gli eterim, i permessi ai quali potremmo arrivare in circostanze del genere sarebbero forse più grandi di quanti non siano effettivamente. Spero che il concetto sia chiaro, forse è stato un po' contorto come l'ho espresso. È chiarissimo, grazie. E Giorgia, la domanda? Sì. Buonasera a tutti. Allora, il coronavirus ha colpito le nostre comunità anche e soprattutto a livello socio-economico. Perciò la mia domanda è: come possono essere aiutati i membri delle nostre comunità? Un attimo, Rav Disegni voleva dire una cosa? Volevo aggiungere a quello che ha detto Rav Di Porto una considerazione sulla quale invito alla riflessione. Il modo abbastanza distorto con cui è stata presentata la polemica intorno a Zoom a Pesach nasconde un problema, che è quello dei limiti dell'uso della tecnologia nel momento in cui noi facciamo delle preghiere collettive. Ora, in questi giorni noi ci stiamo abituando, anche se non ce ne rendiamo conto, a fare tutto con Zoom o con gli altri social. Stiamo facendo tutto con questi sistemi e ce ne stiamo talmente abituando che quando finirà questa stagione noi molte cose che prima facevamo facendo riunioni, spostandoci da una parte all'altra, non le faremo più le riunioni, perché abbiamo imparato che Zoom può essere scomodo per certe cose, ma per altre cose è estremamente comodo, perché io me ne posso stare tranquillamente a casa mia e fare altre cose contemporaneamente e poi intervenire alla riunione e così via. Non parliamo poi dell'impatto scolastico. Praticamente questi media ci stanno togliendo la socialità diretta. Allora, questo è un rischio. E allora, quando uno pensa a quelle che possono essere i rigori della tradizione, la tradizione che non si adatta, una tradizione becera e cattiva e così via, dovrebbe pensare all'altro lato della medaglia. E l'altro lato della medaglia è in che maniera noi stiamo rischiando la perdita della socialità diretta. Come usciremo fuori da questa storia? E allora la Halakha ci viene a dire: se tu vuoi fare tefillà con il minyan, adesso non la fai perché è pericoloso, ma poi se la vuoi fare, non la fai attraverso Zoom la tefillà. La tefillà si fa soltanto stando insieme. Quindi la Halakha, che sembra tanto brutta e cattiva, è diventata, sta assumendo un ruolo fondamentale nella difesa dei valori sociali, della socialità, della comunicazione diretta. E questo è un valore da non sottovalutare. Adesso la domanda a Giorgia. Chiedo scusa se ho interrotto. Ci mancherebbe, si figuri. Vai, Giorgia. Allora, dicevo, il coronavirus ha colpito le nostre comunità anche e soprattutto a livello socio-economico. Quindi la mia domanda è: come possono essere aiutati i membri delle nostre comunità, sia materialmente che spiritualmente? Si pensi ovviamente alla fobia che sia la pandemia sia la quarantena hanno generato. Raff Piperno? Questo è un problema molto importante. Tenete conto che qui vorrei dire le comunità delle quali sono in Rav, oltre Firenze c'è anche quella di Casale Monferrato, per esempio sono due chiaramente con dimensioni diverse, situazioni molto diverse, ma che fanno per esempio del turismo
un volano importante a livello economico sia della comunità stessa che di diversi iscritti alla nostra comunità. E quindi questo sicuramente è un problema, è un problema che noi non sappiamo, che sicuramente il tempo non può che peggiorare se non ci sarà un miglioramento della situazione in generale, e sul quale sicuramente questo richiede, ecco, una cosa per esempio che qui dalla nostra comunità abbiamo deciso di fare è come dire, prendere in mano tutto l'archivio, tutto l'anagrafe delle dei nostri circa 500 nuclei familiari di iscritti alla comunità e cercare di raggiungerli uno per uno, chiaramente un lavoro molto lungo che richiederà molto tempo da parte mia, da parte di altre persone della comunità, e cercare di, questa è una cosa che nelle in una comunità delle dimensioni come quella di Firenze, diciamo che è fattibile, chiaramente immagino che Roma e Milano possa essere più complicato, però cercare di raggiungere nel medio termine, perché ovviamente i numeri sono importanti, tutti, e cercare di quantomeno di far sentire la comunità vicina. Poi è chiaro che ci sono situazioni che vengono gestite con un supporto diretto, in certi casi è necessario un supporto psicologico, in certti casi anche parlare con un rabo, con una persona che possa aiutare, appunto può essere una situazione necessaria, che può aiutare in ogni caso. Certamente sono situazioni molto diverse che noi dovremo andare a cercare prima che le persone vengano da noi, che magari possono avere qualche remora nel farlo, e dobbiamo sicuramente impegnarci in questo. Questo almeno in una realtà come la nostra. So che il Maschilfinse ha fatto qualcosa di particolare in questo periodo. Io, prego. Devo dire la verità che, allora, prima di tutto, forse devo dire, io sono qui, in generale lavoro su due piani. Uno è il piano del progetto Meridione e l'altro è il piano della comunità di Napoli. Il progetto di Meridione è per Lucei. E la particolarità in generale tanto di Napoli quanto di quella del progetto Meridione è di far riferimento a un territorio enorme ed estremamente frammentato. Quindi ci sono Gadi lo conosce meglio di me perché io ho ereditato da lui questo incarico. Ci sono zone in cui ci sono 2, 3, 4, 5 ebrei, se non meno. Però bisogna in qualche modo arrivare anche a loro, e non solo, il progetto Meridione si rivolge anche ai non ebrei e ai simpatizzanti. Allora, quindi noi abbiamo messo in atto una serie di attività. La prima è stata quella di telefonare. Io ho per tutto il primo periodo passato dalle 3 alle 4 ore al giorno al telefono, chiamando a tappeto tutti gli iscritti e tutte le persone del progetto Meridione. Sono adesso al secondo, per certi al terzo giro, quindi continuo a richiamarli e dedico veramente tanto tempo a questa cosa, ma credo che sia un'attività che abbia sicuramente un risultato anche sulle persone. Molti hanno espresso con approvazione al fatto di essere chiamati soltanto per chiedere come stavano, per raccontare qualcosa. Poi abbiamo aiutato anche moltissimo le persone. Qui il consiglio, anzi la segreteria e il consiglio hanno fatto un lavoro enorme per Pesach, per andare a trovare tutte le famiglie e mandare pacchi per Pesach a famiglie anche se che magari non l'avevano chiesto perché non se lo potevano permettere o cose di questo genere. Abbiamo incrementato il numero di lezioni, paradossalmente, ma credo che questo sia valido per tutti. Noi abbiamo bene o male tra il triplicato e il quadruplicato il numero di persone che partecipano a ogni lezione e facciamo più lezioni di quante ne facevamo prima. Abbiamo fatto una serata di umorismo ebraico, quindi per la nostra comunità, poi si sono associate anche altre persone, una serata
amena nel quale abbiamo raccontato barzellette ebraiche per un'ora e mezzo. Abbiamo in programma una serata caffè che comunque può essere utile per quanto riguarda gli aspetti di socialità. Però ovviamente sono cose che si possono fare per una comunità che è più piccola. Immagino che per una comunità come Milano o Roma o anche Firenze chiamare tutta la comunità deve essere uno sforzo forse impensabile. Però so che la comunità ebraica di Roma, Uri, correggimi se sbaglio, ha avuto... Ci sei? Sì. Allora, sì. La comunità ebraica di Roma si è organizzata in... Scusa, stavo rispondendo. Prego. Ok. Eccomi, la comunità ebraica di Roma si è organizzata sotto vari aspetti. Allora, innanzitutto grazie alla reputazione ha un fortissimo gruppo di volontari, quindi che ognuno dei quali ha prestato il proprio aiuto, insomma, ognuno ha fatto quello che poteva fare, ma hanno consegnato pacchi a famiglie bisognose in numeri veramente, veramente inquietanti da una parte, sicuramente, perché significa preoccupanti, perché significa che ci sono molte più persone di quelle che noi potevamo pensare che hanno bisogno di un aiuto materiale, un aiuto immediato, che hanno fatto questo grandissimo numero di consegne, e poi ha attivato per tempo, questo già se non erro a inizio marzo, giù di lì, un numero verde, possiamo chiamarlo così, di assistenza a cui le persone che avevano necessità, ma anche a volte solo di poter parlare con qualcuno, come diceva prima Raffi Verno, di poter parlare con qualcuno che gli ascoltasse, che potesse dare loro un consiglio. E a questo numero verde c'erano sia legali, sia esponenti dell'ufficio rabbinico, sia diciamo psicologi, insomma era piuttosto organizzato. Ovviamente non si riesce mai ad aiutare tutti, perché purtroppo, appunto, come ho detto, i numeri erano piuttosto elevati, e purtroppo io temo che questa crisi economica siamo solamente all'inizio da quel punto di vista, cioè nel senso nei prossimi mesi pagheremo moltissimo tutto ciò che è accaduto durante le ultime settimane, e si è cercato più o meno di aiutare tutti, ecco, diciamo di aiutare tutti, di cercare di aiutare più persone possibile, ecco, possiamo dire così. Questo è stato possibile grazie all'impegno di un... Bisognerebbe in questo caso ringraziarli uno per uno, tutti i vari volontari, veramente, perché hanno fatto un lavoro, ma anche dall'organizzare semplicemente i pacchi, a portarli, a contattarli, a stare al telefono, insomma, è stato veramente un impegno incredibile da parte di, possiamo dire, di una gran parte della comunità, in aiuto purtroppo a un'altra gran parte della comunità. Chiaro. Abbiamo pochissimo tempo, cioè... Prego, Finzi, vuole aggiungere qualcosa? Volevo solo concludere. Quindi anche uno dei risultati che sono... L'idea che avevamo per il progetto Meridione era di fare la cosa in due fasi, cioè prima andare sul territorio e fare delle lezioni, cioè incominciare a conoscere la gente, poi più avanti avremmo poi passato la cosa a lezioni via informatica. La situazione ci ha portato a saltare totalmente il primo passo e a includere nelle lezioni che facciamo tutti quelli che sono parte del progetto Meridione. E tutto sommato la cosa è servita moltissimo, anche perché le persone, non, differentemente da come mi sarei immaginato, si sono sentite più parte di una comunità, anche se il loro coinvolgimento era solo tramite mezzi informatici e Zoom. Quindi tutto sommato qualcosa poi ricaveremo dal futuro, cioè sicuramente ricominceranno le lezioni in comunità, ma è molto probabile che per ogni lezione a fianco ai presenti metteremo anche un terminale per collegare anche tutti gli altri via Zoom, quelli che magari si trovano a Palermo, a Catania o a Messina. Certo. Allora, abbiamo pochissimo tempo, c'è un'ultima domanda di Luca Clementi e poi so che Ruben voleva fare una domanda di chiusura. Vai Luca. Nelle grandi distanze le persone a volte... Ricomincia Luca che non si è sentito nulla. Mi sentite? Male. No. Prova, ci sono? Adesso sì. Ok, sì. Dicevo, nei disastri naturali...
sociali e nelle grandi disgrazie le persone perdono talvolta la fede, possono perdere la fede, vedendo come alcuni innocenti perdono la vita, e così anche all'interno delle comunità ebraiche. Che cosa vi sentite di dire agli ebrei italiani per spingerli all'interno dei Bet HaKnesset dopo un periodo così difficile? Rav Di Porto? Deve togliere il muto. Ok. In realtà, come accennavo prima, cioè io rispetto al dare risposte di ordine teologico a quanto sta avvenendo ho qualche difficoltà, sinceramente. Cioè, in modo particolare il mio grosso problema è sempre cercare di trovare una qualche risposta al perché succede una cosa a Tizio piuttosto che a Caio. Cioè, rispetto al come le cose avvengono in generale, appunto, noi possiamo cercare di azzardare delle risposte. Quello che appunto possiamo dirci è che c'è un motivo rispetto a quello che succede. Quello che sicuramente possiamo fare è invece insistere sempre di più, e credo che sia fondamentale in questo frangente, insistere sull'idea di comunità e sull'importanza della comunità per il sostegno alle persone, cioè per cui quantomeno i membri della comunità possono e devono svolgere una funzione rispetto a quelli che fanno parte della comunità, e questo più in generale serve anche a farci riflettere su quale possa essere poi l'importanza in questo contesto storico, in questo momento per la storia dell'umanità, delle comunità, e sicuramente l'importanza di questo istituto sociologico, potremmo dire, sarà sicuramente accresciuto, e credo quindi che le persone avranno sicuramente una voglia di socialità quando non esisterà più il pericolo. Rispetto al richiamare alla fede, noi appunto credo che dobbiamo insistere in maniera meno banale possibile sui valori che ispirano la nostra fede, la nostra tradizione, ma credo che quello che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare con sempre più convinzione. E quindi chiaro. Rispetto alle varie questioni e rispetto alle domande, cioè cercheremo di fornire una risposta. Sinceramente, in questo momento non mi sono ancora imbattuto nella crisi attuale con qualcuno che abbia perso la fede per quello che è successo. Poi la nostra attenzione adesso è concentrata molto su degli aspetti tecnici. Credo che per le domande di significato queste arriveranno forse ad emergenza finita, e su questo quindi avremo tempo per ragionare a voce ferme. È molto difficile rispondere a determinate domande quando ci si trova all'interno di certe situazioni. Chiaro. Rav Disegni? Ma dunque, rispetto ad eventi molto più drammatici, sia a livello individuale che a livello collettivo, c'è sempre una risposta molto articolata. Persone che non avevano fede l'hanno trovata, persone che ce l'avevano che l'hanno persa, e persone che sono rimaste esattamente come erano prima. Ha ragione Rav Di Porto che noi non abbiamo gli strumenti per dare le grandi risposte soddisfacenti a crisi di fede, ma non ne vedo neppure tante di queste crisi di fede. Non è questo il problema. Noi dobbiamo continuare a presentare il nostro modello e dimostrare che è un modello valoriale importante, e credo che la reazione positiva che c'è stata in tutti questi giorni e mesi ha dimostrato le grandi potenzialità che abbiamo sia come strutture educative, didattiche, che come comunità che vive la socialità e che aiuta. E penso che questa reazione sia una risposta alla domanda e alle necessità che si pongono.
se ci comportiamo virtuosamente e abbiamo da offrire un grande modello, e questo poi dipenderà dalle scelte individuali. L'importante è, come è stato fatto fino adesso, penso, di dare una risposta virtuosa. Chiaro. Rav Piperno? Allora, mi piace portare qui un commento sulla parasha della settimana scorsa del Meshe Chochmah, che mi ha un po' colpito sul senso, non di Lag BaOmer, ma di tutto il periodo dell'Omer. Lui dice, ci sono vari conteggi, come ha detto anche prima Rav Arbib. In questo momento sto in collegamento, dobbiamo sentirci tra un po'. Ci sono altre situazioni di conteggio. Il conteggio dell'Omer, per esempio, si distingue dal conteggio che dovevano fare le persone che erano in determinati stati di impurità per i quali dovevano contare un certo numero di giorni, e c'è una differenza sostanziale tra questi conteggi. Quei conteggi andavano sostanzialmente a certificare l'occorrenza di un evento, ovvero in quel giorno è andato tutto bene. Alla fine del giorno dico, ok, questo giorno ho mantenuto lo stato di purità. Il conteggio dell'Omer c'è invece una situazione completamente diversa. Il conteggio dell'Omer si conta prima. Il conteggio dell'Omer noi lo facciamo non alla fine del giorno, ma all'inizio del giorno. E questo perché la differenza sostanziale è che esistono dei conteggi che vanno a contare degli eventi. E quindi tu aumenti il numero quando quell'evento si è realizzato oppure no. In questo caso invece la Berakha detta all'inizio del giorno ci dice che noi questo giorno lo dobbiamo in qualche modo riempire noi di qualche cosa, riempire noi dell'evento. Allora, e questo è il processo che ci porta da Pesach fino al Matan Torah, fino al dono della Torah. Questa è la preparazione che noi dobbiamo fare, cioè vuol dire dobbiamo metterci noi dei contenuti. Allora, molte persone che per via dello stress lavorativo, per via di mille pensieri, noi ci riempiamo la vita di mille cose, si è trovato improvvisamente con degli spazi vuoti. Quello che io ho visto, ma quello che vediamo da tutte le parti, è che proprio queste persone che prima magari vedevamo di meno, io me ne sono trovate, sì, nelle lezioni, è vero, online, perché è più facile, stiamo da casa, quel che si vuole, ma almeno la tendenza che io ho visto è stato di cercare di riempire questi spazi con dei contenuti e con dei contenuti ebraici. È per questo che poi noi Rabbanim siamo stati molto impegnati in questo periodo. Per cui a me sembra che se dobbiamo, come ha detto Ariel, sicuramente Ariel di Porto, è difficile trarre ora delle conclusioni, è impossibile, però anche qui la sensazione che si ha in questo momento è che chi ha avuto il tempo a disposizione per pensare, per riflettere e decidere anche cosa farne, molte di queste persone poi lo hanno anche dedicato allo studio della Torah. Infatti credo una cosa, cioè che sia importante poi anche tenere qualcosa di questo periodo, una volta che speriamo presto finisca. Cioè ad esempio il fatto di avere una costanza rispetto allo studio della Torah, cioè, appunto abbiamo tutte queste lezioni online frequentatissime, però appunto una volta finito, cioè prendersi l'impegno di studiare 10 minuti una cosa secondo un ordine prestabilito, cioè l'importanza della costanza nella normalità, appunto perché avendo il tempo vuoto è facile trovare poi l'ora di studio, però poi quando uno è preso dal lavoro eccetera, prendersi l'impegno di studiare la Mishnah al giorno, un capitolo di Torah, un capitolo di Tanakh, fare da fiumi, quello che volete, però l'importanza della costanza. Penso che più perno questa cosa la ripeto tutti i giorni perché ci sentiamo spesso, ma secondo me è assolutamente fondamentale e credo che adesso possiamo apprezzarla ancora di più questa cosa. Sì, provo dare un livello di priorità alla cosa, perché magari volendolo, potendolo, lo farebbero tutti. Altro discorso è dire devo fare A, B, C, D, E e che lo studio della Torah non sia F, che insomma ci sono forse cose che possono avere una maggiore urgenza, ma cerchiamo di inserire nell'ambito di una settimana almeno un momento fisso per poter studiare Torah con un certo approfondimento. Chiaro. L'ultima domanda è di Ruben Della Rocca. Prego, Ruben. Volevo rispondere anch'io, se possibile, con due... Ah, prego, prego. Volevo rispondere in un modo duplice. Da un lato in modo laico e da un lato in modo non laico. Allora, la prima cosa è quando Rabbi Akiva è tornato a casa,
a un certo punto ha visto la moglie dopo i primi 12 anni e ha sentito che la moglie diceva ad altre persone che se lui fosse rimasto altri 12 anni lei ne sarebbe stata contenta e sarebbe stato normale farsi riconoscere, cioè farsi parlare con la moglie e poi ritornare. Rabbi Akiva non si è neanche fatto vedere, è andato via ed è stato via per altri 12 anni, in tutto 24. Al di là del fatto della difficoltà di fare una cosa simile, credo che il motivo che danno sia quello di non voler riadattarsi, cioè la paura di rientrare nella routine e riprendere a fare le cose come le ho sempre fatte. E invece no, bisogna lottare contro questa cosa. Quindi questo vale sicuramente anche per il ritorno dopo la crisi. Non dobbiamo ricominciare a fare le cose come le abbiamo sempre fatte, ma dobbiamo fare, imparare da quello, come hanno detto tutti gli altri, studiare ogni giorno un po' di più. E poi darei anche un'altra risposta, che è una frase di Einstein che mi è piaciuta moltissimo. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni. Perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine e una lenta agonia. Credo che questo sia un messaggio importantissimo. Grazie. Prego Ruben. No, la mia non è una domanda, ma è una chiusura finale, a quanto ho capito, sì. Donato, che siamo... Ed è un ringraziamento ai Rabbanim che rinnovo, l'ho fatto all'inizio, e lo rinnovo perché è stata una puntata molto bella, che ci ha fatto riflettere su molte cose, e l'appello che faccio ai Rabbanim è quello che un pochettino ha fatto Uri raccontando la storia dei volontari. I volontari sono andati casa per casa a portare il loro aiuto, e non hanno aspettato che arrivassero da loro le persone a chiederlo questo aiuto. In questo momento io credo che abbiamo un patrimonio che è quello appunto che i Rabbanim hanno seminato in queste settimane, delle tante lezioni, della tanta partecipazione che hanno avuto. Ecco, andiamoci a prendere le persone casa per casa per portargli conforto, per portargli Torah, per portargli una buona parola, essere presenti con loro. Noi dirigenti comunitari ci siamo perché l'ho detto all'inizio, i Rabbanim sono le nostre guide e in loro confidiamo, e in questo senso saremo a disposizione, e qui a Roma c'è una grande tradizione in tal senso e seguiteremo ad essere presenti. E l'appello è proprio questo, cerchiamo di essere assolutamente vicini alle persone il più possibile. Ovvio che nelle comunità piccole, come diceva Rav Gadi Piperno, è più semplice, nelle comunità grandi come Roma e Milano un pochino più complicato, però il nostro sforzo deve essere quello, andare a cercare le persone prima che vengano a chiedere aiuto, perché guardate i numeri che stiamo vedendo sul sociale, purtroppo nella deputazione stanno aumentando di persone che hanno bisogno di aiuto, per qualcuno sarà difficile chiederlo questo aiuto, allora sicuramente bisognerà andare noi a proporlo, e in maniera tale che le persone non abbiano in tal senso pudore nel farlo. E l'opera di Rabbanim in questo sarà assolutamente di primaria importanza. Quindi noi come dirigenti comunitari siamo con voi e bene, sappiamo che questo Lagba Omer sia di buon augurio per tutto e che da qui ripartiamo poi per il meglio per tutto. Grazie, grazie veramente. Allora, non so se qualcuno voleva aggiungere qualcosa. Mi sembra di no. Ok, perfetto. Quindi io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Rav Alfonso Arbib, ringrazio Rav Ariel Di Porto, ringrazio Rav Riccardo Di Segni, Mashkil Ariel Finzi, e Rav Gadi Piperno e Uri Babut di aver partecipato a questa puntata. Lascio i saluti a Giorgia, grazie ancora. Luca. A Luca, scusa. Luca, vai Luca con i saluti, scusate. Grazie, grazie quindi a tutti i nostri ospiti, grazie ovviamente ai nostri spettatori e alla redazione. Grazie a Donato che ha condotto questa edizione di Shalom Talk. Vi ricordiamo che potete riguardare tutte le passate edizioni, anzi tutte, chiaramente tutte le dirette sul nostro canale Shalom Channel, e seguiteci per ogni aggiornamento quotidiano. Grazie e Shalom.
Ringraziamo grazie. Anche Ruben della grazie. Rocca. Allora, grazie. Grazie. Ragazzi, ovviamente. Poi, ovviamente. Al solito molto bravi. Bravi grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Grazie. Ciao a tutti.